Eccoci ancora a Desio. E qui ovviamente torniamo a parlare di biliardo, un biliardo che propone il Torneo dei Principi, seconda tappa, un appuntamento che è arrivato alle semifinali adesso e ci regalerà sicuramente degli incontri bellissimi. Questi i gironi con i qualificati: Quarta che incontrerà Gualemi, Lopez che incontrerà Caria. Quindi i gironi sono stati incrociati 1-3, 2-4. E ora ci occuperemo proprio della prima delle due semifinali in questo splendido Billiards Club di Desio, dove ci sono, li ho contati, ben 16 biliardi, 13 per giocare a biliardo e 3 per le boccette dedicati. Questo con le boccette ha poco a che fare, perché questo è uno dei geni del biliardo contemporaneo. Andrea Quarta ha vinto tutto quello che si poteva vincere, non si è fermato, non vuole fermarsi, è in un momento forse di riflessione, vuole cercare di ritrovare motivazioni, perché quando la fame, gioco forza, ti passa un po' perché hai razziato dappertutto, devi anche ritrovare una spinta. E la spinta potrebbe darla proprio un ragazzo terribile come Gualemi, che sicuramente è all'altezza di contrastarlo, di fare anche del male volendo, e di rifarsi dopo una partita che abbiamo anche trasmesso di questo torneo, nella quale ha giocato praticamente solo un set. Quindi questo un po' preoccupa, perché potrebbe essere stata anche una leggera discesa del livello di concentrazione. Si fa il tiro d'acchitto per cominciare questa partita e io non posso non cominciare questa partita senza, non posso cominciare questa partita senza prima introdurre l'uomo con cui mi raggomitolo nel tavolo, nel tappeto. Gianluca Nascimbene. Ciao a tutti, ciao ai grandi appassionati e non del biliardo. Io sono le non. Tu sei le non. Che no, semifinale no, di sto lusso. Arrivando. Che semifinale di lusso. Che meraviglia. Questo. Che meraviglia un po' mia. Sì. Poi ti spiego dove ho preso che meraviglia. Va bene, poi mi spiegherai dove hai preso che meraviglia. No, te lo dico subito. Dai, dillo subito. Lo dice in tutte, lo diceva in tutte le presentazioni il batterista dei Pooh, Stefano Dorazio, che quando scendeva dalla batteria per presentarsi al pubblico diceva: ah, eccoci qua, che meraviglia. Che meraviglia. Gliel'ho un po' copiato. Posso dirti una cosa? Questo chi lo dice? Questo lo dice il nostro grande Stefano Gibertoni, il Deus Machina. Vabbè, basta con le citazioni. Di questa iniziativa. Quattro. Anche. Allora, splendida partita questa tra due geni che in questo momento hanno bisogno di esplodere verso la finale. Quarta, che ha vinto lo scorso anno il primo Torneo dei Principi, ma è rimasto un po' beffato da come è andata a finire la prima tappa, nella quale in finale ha perduto con Diomaiuta. Sì, è stato finalista con Diomaiuta in una finale drammatica che lo vedeva prevalere per 2-0, poi un prepotente ritorno di Diomaiuta. Una grande rimonta. Sì, dopo un errore di Quarta. Vediamo come parte il cannibale oggi. E si presenta così, con direi questo benissimo sfaccio di Terza, a rientrare evitando il pallino. Quarta, eccezionale questa esecuzione. Grazie. Porta a casa 60 punti in totale fra i 4 di prima e i 56 di adesso. Una buona partenza per Quarta, ma attenzione, perché Gualemi è uno che, come diceva Totò, tomo tomo cacchio cacchio arriva. Sì, sì, assolutamente. Ho parlato con tutte e due prima dell'inizio dell'incontro, mi sembravano carichi, tranquilli, quindi tutte le premesse per gustarci un bellissimo incontro. Resta comunque l'interrogativo di tutta una nottata, quella prima delle semifinali, ovvero Gualemi ha giocato realmente calcolando che gli serviva vincere un set, o questo potrebbe poi influire sulla concentrazione complessiva? Allora ci sta, anzi ti dico così, Quarta, nel senso 92. Che Matteo mi ha detto di non essere riuscito a concentrarsi, di aver trovato un po' di difficoltà su questo tavolo, molto più veloce degli altri 8 presenti qui al Billiard Club di Desio, e quindi una sommatoria di eventi, chiamiamola così, che non gli hanno permesso di giocare al meglio, senza nulla togliere a Carlo Diomaiuta, che ha tirato fuori la solita, ormai ci è abituato, la solita prestazione maiuscola. 3 su 5, 152 a 0 il parziale in questo momento. Quarta, che è il leader del ranking, siamo proprio in condizione di darvi esattamente la situazione al momento, mentre Gualemi è splendido sesto. Sì, in sesta posizione, quindi nell'ultima posizione utile per andarsi a giocare la fase finale dei Principi per il momento. Ricordiamo
che la quarta prova, quella che sarà la pool finale, il master per meglio chiamarlo, verrà giocato dai primi due giocatori che accederanno direttamente alla finale. Gli altri quattro disputeranno un incontro preliminare ad eliminazione diretta per decretare gli altri due che andranno a comporre il tabellone a quattro, quindi poi semifinale e finale. Partenza sprint di quarta, eh? Sì, quarta è partito alla grande, Matteo non brillante in un paio di esecuzioni. Quattro. Parte con un 4, un minimo che né più né meno la stessa partenza con cui si era presentato in questo incontro di semifinale Andrea Quarta. Noi ci siamo presentati anche con un'altra bella formazione che vede Enrico Cecchini a sovrintendere, Cristina Larghi a gestire e Matteo Foroni a dirigere. E poi tutta una serie di ragazzi e di tecnici che non ci fanno mancare nessun tipo di conforto. Sì, tecnici eccezionali. Adesso smetti di fare i massaggi e concentrati sulla telecronaca. Allora, queste arcature che mi vedi delle spalle sono perché ho un mal sottoscapolare. Sì, Incredibile, perché non vengo curato dal mio fisioterapista personale. Certo, sempre colpa sua, sì. Poraccio. Sì. Il cannibale contro il bambino. Sì, questi soprannomi dei due giocatori. Andrea Quarta, classe 1982, nella scheda del suo palmares lunga non so quante righe, avete già visto tutto, contro Matteo Gualemi, che è invece un classe 88. 6 anni di differenza che nella pratica possono anche voler dire tanto nei termini di esperienza, di abitudine anche alla pressione, ma se uno ha talento brucia le tappe. Sì, cosa che ha fatto Matteo Gualemi, è cresciuto esponenzialmente nel giro di pochissimi anni, lui che ha iniziato intorno al 2003. Guarda che bel two box con le due espressioni, Gualemi a sinistra, Quarta a destra, e Gualemi che si prepara a recuperare o a provare a iniziare una rimonta che per il momento è lontana. Però una bellissima uscita. Con le due biglie contrapposte col castello di mezzo. Non la vede direttamente quarta, ma può giocarla di sponda. Sì, una garuffa, una mezza garuffa, piuttosto agevole. E quarta, la centra. E continua a fare punti pesanti. Regolare 20. Per il momento il cammino. È già entrato in partita quarta. Del giocatore salentino. Originario Carmiano. Velocino perché Salentino e velocino è già 172, Lentino ne, niente. Avrebbe voluto Gualemi magari, ma non è proprio così. E intanto Matteo gli risponde bene. Oh, finalmente. Con questa garuffa da 40. L'ho capita dopo un quarto d'ora, però l'ho capita. Facciamo così, dalla prossima tappa io te le scrivo la sera prima. E così tu arrivi preparato. Allora io ti faccio i disegni con lo Strator e tu mi fai... Demetrio Strator, è arrivato... Non ne potevo più. Questa è la tua area. Sì, sì, sì. Va bene. Guarda, abbiamo ricordato un grandissimo protagonista. Signori. Garuffa Quarta, di Gualemi da 40, 56. Risposta di Andrea Quarta da 56. Abbiamo ricordato anche un grandissimo protagonista della musica italiana, dal prog in avanti, capace di articolare la voce con le corde vocali, quindi di essere in condizione di armonizzare ogni suono con le corde vocali utilizzate a mo' di strumento, come a mo' di strumento si utilizza per questa bellissima armonia sul tappeto la stecca 56. Oggi in semifinale. Ti dirò che Dimmi. Cosa mi ha ricordato questa partita. Cosa ti ha ricordato questa partita? Correva l'anno 1993. Beato lui che correva. Correva io parecchio ormai, quell'anno lì. Nei miei confronti passeggiava l'anno. Si era in quel di Todi, una prova del Mondiale a Pro a Todi. La partita era Cifalà al Brito, passata alla storia come il match delle garuffe, dove fecero all'italiana una serie di 6 garuffe consecutive, tutte nei birilli. È una partita che ha fatto storia e questa sequenza che si sono scambiati questi due signori me l'ha ricordata. A proposito di record, ieri abbiamo visto un Dio Maiuta che è riuscito ad andare 7 volte a bersaglio sul birillo rosso. Sì, quello è abbastanza celestiale, prendere 7 volte il rosso. Però tutto sommato, Carlo, mi sembra che sia quello abbia quadrato meglio il biliardo, il nostro biliardo televisivo. E una nota di merito per Carlo Dio Maiuta, vincitore della prima prova, che non è nei 4 giocatori. A sorpresa, dopo aver vinto anche la prima tappa.
ai danni di Matteo Gualemi, perché è stata praticamente una qualificazione tiratissima, entrambi avevano gli stessi set vinti, quindi la stessa differenza set, 7-3, 8-4, per la differenza punti, non per lo scontro diretto, ha avuto la meglio Matteo Gualemi, che è qua a giocarsi la semifinale. Comunque grande, grande, grande Carlo Diomaiuta, perché ancora una volta si è confermato probabilmente Lucio come l'uomo da battere. Assolutamente sì, perché in un momento di grande forma e soprattutto esprime un ottimo biliardo, una grande qualità. Studia la situazione Matteo Gualemi, che gira intorno al tavolo, e questo perché anche da questa posizione che noi adesso vi offriamo con le telecamere, la visuale, quindi l'ottica, è completamente diversa rispetto a quello che vede il giocatore. Gioca il giro di calcio probabilmente di sponda. Ah no, no, ha giocato una difesa, sai come la chiamo io questa difesa? Alla Martinelli. Ecco, e qui andiamo a toccare un altro personaggio che ha fatto un bel pezzo di strada nel biliardo, ha costruito un bel pezzo di storia. Nelle telecronache che via via faccio, molti mi tacciano di essere un tifoso sfegatato di David Martinelli, e io ho sempre risposto con assoluta limpidezza: sì, è vero, perché secondo me David Martinelli è uno dei maggiori interpreti del biliardo moderno. E questa difesa io l'ho imparata da lui tanti anni fa. Una difesa che ha permesso intanto di cedere la palla, tra virgolette, e l'iniziativa all'avversario. Ora Gualemi studia ancora la situazione, non ingannino i punteggi, perché in realtà siamo ancora sotto quota 250, andrà, che è la metà dei 500. Andrà su questa traiettoria senza effetto. Vediamola, vediamola, Matteo. Sì, non la vediamo nella riproposizione televisiva, ma era esattamente quella che tu mi avevi indicato sullo Strator, che tra un po' cominceremo anche invece a mostrare ai nostri amici che ci seguono da casa e che stanno crescendo come numero anche tra i non appassionati che si stanno appassionando. Sì, perché il biliardo, anche se non si conosce, è bellissimo da vedere, è uno sport molto televisivo. E abbiamo avuto tanti consensi in questo senso, quindi. Sì, anche perché non fa male mai un po' di propedeutica, proprio per abituarsi insomma a un linguaggio che poi è molto tecnico. Io quando imparo Garuffo e Bricolla poi mi trovo che tu mi aggiungi calcio di terzo, dell'interzo, di quarto, carpiato, con il doppio avvitamento a destra. Però io sono abituato da te a riceverle le domande. Intanto bellissima questa uscita di Gualemi, che sfrutta la posizione del pallino Gualemi per 36. Trovare questa difesa. Ti dicevo, sì, io sono abituato a riceverle, adesso te la faccio. Aia. Hai conosciuto il biliardo da pochissimo, no? Ti piace? Diciamo che lo conoscevo anche prima, perché sapevo cos'era. Sì, anche io sì, mi sono avvicinato al biliardo da giovane, non ho mai toccato però la sponda, e quindi e mi sono qui, solo avvicinato a guardare. Scusami Lucio, ma bello, Andrea Quarta fa una magia. Filotto, questo sfaccio è di palla, guarda, scarsa, di colpo 76. In testa, tre lunghe, guarda, con uno, la battente, due, la non prima incrocia la traiettoria, e tre. È tutto sulla linea perpendicolare, guarda. Questa è una cosa stratosferica, tirata certo, fuori certo da Andrea Quarta. Piace. A me piace anche il curling. Io sono per gli sport che per alcuni sono lunghi, difficili da capire, invece no, alla fine poi diventano molto piacevoli. Complimenti a Joël Retornat, la nazionale italiana di curling, che si è qualificata per le Olimpiadi. Addirittura, tu che sei il commentatore ufficiale del curling. Mi chiami cavaliere, no, commentatore. Mi scusi, non lo faccio più. Quarta Gualemi, è una bella partita sin dalle prime battute, ma i punteggi sono ancora abbastanza vicini nonostante le apparenze. Certo è che se scava il solco adesso... Andrea Quarta, per il momento 36. ha una marcia praticamente inarrestabile. Matteo deve fare qualcosa di davvero bello per riuscire. Sì, anche perché si è messo realmente in condizione adesso di puntare al primo set, ma anche in maniera direi abbastanza veloce. 356-152, dici? Vediamo? Sì, ti segue. Giusto, giusto, giusto. E poi la spinta va a Castello a cercare anche il birillo centrale. Gualemi. Tanti 40. Punti. Avevo fatto una linea in più perché volevo far vedere l'allineamento della stecca di Matteo. Comunque, classica traiettoria di tre sponde strette. Leggermente lunga la forza, Andrea può andare ad attaccare questa posizione di candela, di calcio, di misura. E via la spinta a cercare ancora Castello. Prende 40. Soltanto un 16.
Un buon 16. Sì, prima Gualè mi ha fatto vedere un colpo con cui ha realizzato 40 punti, forse poteva portare a casa qualcosina di più. Vediamo se Matteo disegnerà questo tipo di traiettoria di garuffa, caricata di massimo effetto, quindi eccola. Effetto ore 3 della palla battente sull'equatore della biglia. Trattiene leggermente troppo la battente. Hai visto? 4. Ha valutato non benissimo, ci possono essere due tipi di errori, che non abbia valutato bene la battuta oppure che abbia imposto un effetto superiore al volume. Un po' esasperato. Esatto. Quarta, stesso tiro dall'altra parte. Questo ancora invece va sul esattamente pieno della dove palla. Deve andare. Quarta, 20. Hai visto che bello lo Strator con le freccine? Sì, che è tutto più comprensibile. Sì, la direzione di tiro, molto bello. Adesso rende anche meglio l'idea agli amici a casa, perché fa capire realmente come deve andare la biglia. Matteo, poi a volte può capitare che non ci prendi, ma perché ci sono diverse scelte nel biliardo, quindi poi il giocatore, anche dalla sua ottica, e quindi stando lì a bordo tavolo, decide, in base a come sente il braccio, che scelta fare. Qui Matteo ha cercato salvezza, non l'ho capita, francamente, ha tirato veloce di 3 per le 5, non era, era l'unica strada che aveva a disposizione. Sfacciamo? Andrea giocherà un filotto di prima, probabilmente palla grossa ed effetto, o potrebbe addirittura giocare di una passata a sfruttare la posizione del pallino, e così fa. E infatti va dentro. Credo che abbia messo la freccia per sorpassare anche il traguardo. Quarta, 56. Quarta. Altri 56 punti che lo avvicinano alla quota 500, che è quella che stabilisce poi il punto d'arrivo del set. 3 quarta su 5. Così è inarrestabile. Sì, se gioca così per Gualemi si impone il cambio di marcia, meno 48 dal primo vantaggio. Matteo sforza questa bricolla di misura, traiettoria che risulta stretta e corta. Per gli amici a casa, bricolla corta lunga. La bricolla è un tiro di corta lunga con effetto verso la lunga. La garuffa è lunga corta. Esattamente, la garuffa lunga corta, sempre con l'effetto verso la lunga di battuta. E questo invece è il primo set portato a casa. E quarta, senza avere mai sbagliato, vince il primo set. Conquista in modo prepotente. Guarda il punteggio. Il primo set. Noi siamo stati abituati in questa seconda parte in questa seconda tappa del torneo ad avere punteggi molto alti per tutti e partite molto tirate. Questo set, mi passi il termine Gualemi, non me ne voglia, lo ha annichilito letteralmente. 27-58 la media generale, con 58-60 sui medi, di media sui punti diretti. Questa è una media stellare, mediamente le partite a buon livello si giocano a circa media 20, quindi una partita ai 500 punti viene risolta in circa 25 steccate. Qua quarta è stato davvero di un altro pianeta, infatti set che è volato via in 15 minuti contro una media generale che abbiamo osservato tra i 20 e i 25 minuti. Si impone il cambio di marcia adesso per Gualemi, che ci ha abituato però anche a soluzioni diverse, quindi a partenze diesel, però questa volta di fronte c'è un quarta che mi pare molto più in palla rispetto a quanto abbiamo visto nei gironi. In questo momento, mi ripeto, Andrea è nella versione a luci completamente accese, così come quelle del nostro set, non c'è un'ombra nella testa di di Andrea in questo momento. Due a mo' di tre per Gualemi. Prima, seconda, la terza in realtà è la battuta sulla palla, sulla biglia. Perfetta questa esecuzione. Che va a nascondersi dietro il pallino. Sì. E dietro il castello. La chiave di questo tiro in partenza è quella di dare una forza un po' più briosa, di aumentarla proprio per creare questo tipo di disegno difensivo in difetto di realizzazione. Due a mo' di tre, però più identica contenuto soluzione. Di forza per Andrea Quarta, che gioca sulla sponda lunga. Buona. E ripropone la stessa identica situazione con un'uscita un po' più lunga nella corsa. Vediamo se Matteo si orienta per il tre sponde di calcio, più o meno su questa traiettoria. Eccola. Strettina. E va a comporre l'occhiale Gualemi.
giusta la, l'esecuzione di Matteo, che è stato giustamente sulla parte dell'errore del tiro, che è lo stretto. 4 punti e un occhiale di difesa che però è attaccabilissimo per quarta. A quarta piace molto la pesca. Il suo attore preferito è Steven Seagal. Steven Seagal che mena molto le mani e quindi con la pesca ha poco a che vedere, insomma, a meno che non si incontri con uno squalo al supermercato. Infatti gli ho detto ad Andrea, ma quando è che venendo io in Salento, e ci vado molto spesso in Salento, mi porti a pesca? E mi fa, ah, per questo quando vuoi. Il Salento è meraviglioso. 12-4, quarta subito risposto. E quando hai un avversario in palla che ti risponde colpo su colpo, diventa anche psicologicamente complesso, no? Tirarsi fuori. Qui un tresponde. Bravissimo Matteo, centra il cuore del castello, 32 punti 32. Per lui. Gualemi, 32. Perché abbiamo detto 32? Perché i minimi valgono 4, cioè sono i birilli esterni. 16 valgono quelli interni, il rosso invece, se preso da solo, vale 60 punti. Perché questo è un torneo Goriziana, tutti doppi. Tutti doppi. 3 di calcio per Andrea Quarta. Avversaria intercettata sul largo. Sì. Timida di forza questa esecuzione. Non è copertissima. Vediamo se Matteo giocherà a levare il pallino con la battente dopo l'impatto sulla lunga. Lunga corta. No! È quello che ha cercato, però grandissima questa esecuzione di Matteo che tira fuori una steccata maiuscola. Sai che mi aspettavo lo giocasse invece ancora una volta disponde, invece dal dritto per dritto. No, la vedeva. La vedeva benissimo, a dimostrazione come la nostra ottica sia diversa da quella che hanno loro. Soprattutto l'ottica dall'alto. Esatto, inganna. La cosiddetta telecamera azimutale inganna. Soprattutto nelle distanze, quando vedi la biglia vicina a sponda invece c'è, o quasi attaccata, c'è ancora spazio. Sì, perché è falsa la profondità. Esatto. Risposta di Andrea Quarta con questo gancio. Quanto ben tirato. Ti piace dire azimutale? Quarta. Azimutale. Quarta. Ci sono dei termini. Allora, quelli che mi piacciono di più, azimutale. Lo Strator, perché certo, ovviamente. E anche il nome di una nostra telecamera al braccio, che è il Jimmy. Quanto ti piace Jimmy? Io posto della signora Nascimento mi preoccuperei, però vabbè. Freud ci andrebbe a nozze con una roba del genere. Ancora in difesa. Te lo mando, dalla prossima telecronaca ti mando Freud. Ah, vabbè, perfetto. E allora io gli chiederò se la filosofia è o no una palingenetica obliterazione dell'io cosciente che si infutura nell'archetipo prototipo dell'antropomorfismo universale. E lui mi dirà. Sono d'accordo con te, Lucio. Sono proprio d'accordo. E lui mi dirà. Sono d'accordissimo. Spinta questa morbida, morbida, 16 e 4, 20. Quarta. Con 20. Quarta che comunque tiene sempre alta la marcia. Adesso sarebbe facile ironizzare anche su cognome, ma realmente è partito con la quarta innestata perché ha fatto un set velocissimo e continua a non sbagliare nulla. Anche se Matteo adesso, Sì, è entrato in partita anche lui. 3 di calcio anche per il campione fiorentino. Le premesse sono di un grandissimo incontro, ma anche quello dopo sarà grandissimo, che mostreremo ovviamente in questi giorni in cui trasmettiamo il Matteo. Torneo dei Principi, perché l'altro incontro di semifinale 36. Opporrà Caria a Lopez, il conte Max a Lopez, a Daniel Lopez. Hai detto nulla? È un incontro tra due giocatori, tra l'altro, che si conoscono benissimo. Entrambi giocano a Milano. Massimo Caria in questa sala, Lopez in una sala. Beh, Caria qui vicino. Praticamente si è tesserato qui. Sì, sì. Caria è un giocatore che milita nelle file del Billiard Club di Desio. Bella come è uscito da una situazione un po' intricata, perché 20. Era rimasta la biglia all'interno del castello ed è andato anche a realizzare. Sale a 56, quarta. Partita che è iniziata con uno sprint incredibile. E abbiamo già visto qualche bel colpo, ben assestato, ben piazzato. Ma per adesso stanno giocando davvero una bella partita. Garuffa per Gualemi. Morbido a cercare anche la parte centrale del filotto. Ancora capolavoro di Matteo, sì. Gualemi di misura. È riuscito a buttare giù anche Gualemi, il rosso. Hai visto che 40. È arrivato con la forza proprio misurata, no? I giri contati. Guarda. E poi penso che la biglia gli abbia soffiato, perché sennò non andava giù. A volte questi signori pari non abbiano tratti umani. Eh no. Perché a biliardo, ve lo giuro, si può giocare anche peggio di così.
garantito. Non ci vuole moltissimo. Garantito. Come diceva il vecchio Hank Bukowski, Charles, il mio amico, il mio punto di riferimento. Io ho le braccia e le mani che odiano il biliardo, forse il biliardo che odia me. Sì. Si può ma giocare molto bene. Secondo me, alla fine dei principi. Alla fine dei principi mi fanno baronetto. Baronetto. E qua Matteo cerca il giro di mezzo colpo di misura e prende i due minimi forse perché arriva girando Gualini. Eh no, si è fermato un attimo quattro. Prima si è fermato un attimo prima e non è facile quella posizione. A volte mi deprimo un pochino. Sì, perché? Io mi perplimo. Perché ti posso garantire che il livello di gioco che stanno esprimendo in questo momento questi due signori, quarta, è un livello di gioco 12. Impressionante. È superiore. Diciamo che tu, che fai anche questo, puoi insegnare il biliardo, ma queste cose non si insegnano, queste cose o ce le hai dentro e poi le sviluppi con l'esperienza, con la tecnica, con, scegli l'altro lato. Con sì, la passione, oppure non è automatico che tu possa meccanicamente imparare proprio tutto. Allora, volendo ci vuole essere, una sensibilità spaventosa. Volendo essere onesti, a biliardo Gualini, si può imparare a giocare 4. Anche bene, si può arrivare a livelli di eccellenza. Cioè vinci la birra contro l'amico? No. Arrivare anche tanto più su, però per arrivare al livello di questi signori qualcuno deve aver provveduto dall'alto. Perché qui c'è qualcosa di oltre, qualcosa di magico. Qualcosa al di là di Dio Maiuta, che già nel nome, voglio dire, ha un, Dio Maiuta ha un vantaggio. Ha uno sponsor. Sicuramente ha evidente, un vantaggio. Ecco. Però, uno sponsor è bello. Però io qui torno a citare quella bella frase di Albert Einstein. Prima però raccontiamo questo quasi filotto. Ma no, fa strage comunque del perfetta minimo. Perfetta anche questa esecuzione, sì, di Matteo. Tira questo sfaccio di 60. Scambio senza effetto. Einstein, che tra l'altro è stato riportato anche su uno dei muri che circondano questo tavolo, perché nella sala dove stanno giocando, la sala della partita TV, c'è proprio questa massima di Einstein: il biliardo costituisce l'arte suprema dell'anticipazione. E qui comincia il bello: non si tratta affatto di un gioco, ma di uno sport artistico completo che necessita, oltre che di una buona condizione fisica, e qui attenzione anche ai dolori di schiena, del ragionamento logico del giocatore di scacchi, perché devi pensare in avanti e quindi devi già prevedere le mosse e le contromosse e quindi la mossa successiva alla contromossa, i cosiddetti livelli di pensiero. Esatto. E del tocco da pianista di concerto, devi avere le mani sensibili come quelle del nostro grafico che ci ha mandato subito in finestra la frase di cui parlavo poco fa. Esatto. C'è tutto, c'è tutto in quella frase. Questa frase qua c'è davvero, sì, tutto, come c'è tutto in questo secondo frame, secondo Gualemi, set Matteo Gualemi 36, che sta facendo a quarta la quello stessa cosa ha fatto, fatto a lui nel primo set. Vedi, chi la fa l'aspetti, non nascono a caso i detti dei vecchi saggi. Quarta pensava forse di poter trovare un Gualemi un po' più arrendevole, anche perché, come l'abbiamo visto onestamente nell'ultimo incontro di girone, quarta 12, qualche dubbio l'ho lasciato, sì, ma Gualemi qui si è subito ripreso nel secondo set. Assolutamente sì, Matteo ha fatto subito vedere a quarta di esserci, di non aver subito la partenza a razzo di Andrea. E mi voglio rovinare, non te lo do per uno, né per due, né per tre, ma alla fine avranno quasi l'equivalenza dei punteggi se andrà avanti così. Quindi dici un 3-2? No, l'equivalenza dei punteggi realizzati, dei punti totali, cioè quarta vincendo su Gualemi il primo set, Gualemi su quarta il secondo, più o meno con le stesse identiche differenze. A dimostrazione che sono in una partita totalmente alla pari. Visto il punteggio ci sta assolutamente. Io prima ti volevo dire una cosa, ma dimmela. Poi, no, siccome voi avevi da citato parte, io volevo dirti rosso di sera bel tempo si guarda, spera, visto che tu avevi detto una 16. Cosa io rosso di sera mi è arrivata una multa, ma non so se forse non conosceva il proverbio, ma lì sono un fenomeno io per le multe. Lì altro che Dio m'aiuta. Sì, no, non mi aiuta, aiuta mai sul serio. Lì non mi aiuta mai. Più di 7 consecutivi. Gualemi, filotto di seconda e terza ad aprire d'effetto. No, ha giocato a incandelare e incrociare. Sì, aspetta, perché torna di terza sul filotto. Altra perfezione di Matteo. Gualemi. Hai visto che ha giocato 96. Prima sull'esterno del 16 di qua, poi sul 16 di là e poi la terza volta è tornato indietro sulla zona centrale. Qui 1, 2 e poi il ritorno 3.
per gli amici non esperti, questo si chiama filotto a incrociare, l'abbiamo detto ieri, dove la battente attraversa la mezzeria e poi l'altra fa quello che deve fare, in questo caso l'ha fatto benissimo. Assolutamente. Un Gualemi adesso inarrestabile. Il che mi lascia ovviamente la convinzione che siamo realmente in uno scontro completamente alla pari e che il diesel Gualemi adesso ha cominciato a carburare. Vediamo se si porta anche lui sopra il 450 in breve tempo, in modo da mettere anche la freccia per andare a chiudere sul traguardo. Sì, secondo me quasi ci va. Ancora adesso Castello. Sono 8 punti ancora. 8. Un paio di colpi e si mette in condizione di sprintare. Che due giocatori. 408 a 96, adesso il distacco è ampio, 410 punti. No, che dico? 12. Non ci vedo. Quarta. Trova ottimamente questo ingresso, complice un po' di quarta, fortuna visto 12. I rimpalli ripetuti sul pallino, trova una difesa e sale a 108. Adesso sono 300 i punti che separano i due. Gualemi perplesso, una posizione un po' ibrida, neutra, dove l'avversaria, si dice in gergo, è un po' in mezzo al mare. E qui Ciambelle non te lancia nessuno però, No. Qui, Matteo o fai zitto e nuota oppure anneghi. Andrà su questa traiettoria, vediamo. Bella quella che hai disegnato. Ecco, grazie Amedeo. Al volo, cercando palla di sfaccio, ad allungare l'avversaria verso la corta. Ma temo che la lasci molto aperta. Sì, si è salvato relativamente, comunque c'è distanza tra le biglie, Andrea Quarta batte mano sul legno, che è sempre una difficoltà in più nell'esecuzione. Sì, il ponticello che deve tenere conto del bordo, della sponda, e qui di ritorno va ancora sul filotto centrale. E sono tanti punti di Garuffo, di Bricolla, questa 64. Quarta non la molla, cioè insiste e resta non lì. Non mollano mai questi giocatori. Qui se Gualemi per caso rallenta un po', Quarta ritorna subito dietro. Infatti è quello che non deve assolutamente fare Matteo, rimanere concentrato. E non mi è piaciuto tanto la scelta di prima. No, era... Nel senso che poi gli si è depositata la biglia in una posizione scomoda, ha incassato tanti punti. Sì, però era una scelta obbligata, non poteva fare altrimenti, infatti nella mia previsione con lo Strator non ci poteva essere nient'altro. E doveva sperare semmai che Quarta sbagliasse. Diciamo poteva tirarla leggermente più piano e ad appoggiare proprio la palla avversaria alla corta, mettendo proprio grande... Ancora più in difficoltà. Esattamente. Però lì è una questione ancora di sensibilità, di velocità, e di abbiamo fatto, detto anche che questo biliardo è molto veloce. È molto veloce, poi di fatto stai parlando di un errore di forza di circa 20 centimetri dopo che la biglia ne ha percorso quasi 5 metri. Ma figurati, cioè. Quindi... Però il panno veloce ieri si sono lamentati in tanti e secondo me non è proprio in bolla. No, ci sono... Sì, io vedo un po' di pendenze. Un po' di traiettorie non eccezionali le abbiamo viste. Sì, io ho visto Ghedina che scendeva, mi è venuto il dubbio. Da slalom gigante. È molto veloce come panno e questa è una caratteristica, il troppo veloce non è apprezzatissimo dai giocatori. No, anche perché devi imparare a tarare, no? Contrariamente a quello che è la memoria muscolare. Te lo dico, esatto, bravissimo. Vai contro la memoria muscolare, cioè te lo dico in gergo, il giocatore deve tenere un po' il braccio, non poter lasciare andare il braccio. Non puoi dargli far partire il colpo come sei abituato a fare. Esatto, il braccio trattenuto di solito non fa eseguire al meglio. Esegue invece al meglio questa Bricolla, questa Andrea Quarta. Sì, e Quarta vedi che torna subito quarta, lì a essere 52. Temibile, perché con altri 52 sale sopra quota 200, e dimezza quasi il ritardo in tre scambi, due colpi a testa e il terzo di Quarta. Questa giocata in modo fantastico, tre birilli per il cannibale. Adesso però il bambino, che è Gualemi, deve scuotersi perché altrimenti finisce che rischia di imballarsi, perché Quarta adesso ha segnato tre colpi consecutivi e Gualemi è sempre lì fermo a 408. E tra l'altro questa è un'esecuzione non semplice, deve andare al volo di sponda lunga, gioca il giro rovesciato. Cioè picchia la gialla e la fa girare. Ha giocato veloce, bellissima questa soluzione di Matteo Gualemi,
che va a cercare un angolo aumentando la forza di colpi in testa. È la coperta però. Sì, ha addormentato la sua nell'angolo. La coperta. Eccezionale questa sì. uscita di Matteo. E quarta va a fare la stessa cosa cercando l'angolo basso o va a battere di biglia? No, gioca non a può battere di biglia perché è coperto, quindi sponda. Sponde biglia di effetto buono, non aveva la palla, quindi con l'effetto a sinistra, l'effetto che di solito non si dà in queste esecuzioni. Lo sponde biglia si gioca sempre con l'effetto verso la sponda lunga di direzione di tiro potendo. Che dici, raddrizza? Sì. Sì, sì. Raddrizzata? Senza effetto di seconda in dritto candelare. Per dritto. Non prende il filotto centrale, lo più. Prende sulla terza ancora e sono tanti, tanti punti. E Gualemi si schioda. 80. E sale a 488, meno 12. Questo è un gran colpo, nel momento giusto. È un colpo perfetto, visto anche il momento della partita dove c'era un quarta che dava segnali di recupero. E lui si è schiodato finalmente col colpo subito. Ricco, perché 88 punti sono tanti. Il miglior colpo, o meglio, il colpo più ricco di quarta del set precedente era di 92 punti. Lui ne ha fatti 88, per cui il livello è lì. E Matteo cercherà a questo pallino dalla corta. Basta il pallino, sono 12 punti. E quindi arrivare a 500 puliti puliti. E questo non scappa più. E guarda. Gualemi, 12, vince secondo e fa 500 e siamo 1-1 in un match che avevamo anticipato. Minaccia, e questo, di questo siamo felici, quando le partite sono così ne siamo felici, minaccia di andare anche al quinto, perché i due sono in grado di prolungarlo. Vediamo qui, miglior tiro di Gualemi, 96. E adesso la media eccezionale, e adesso è saltata di in alto quella di Gualemi, vedi? 25 punti a tiro. Ne aveva 27 qualcosa quarta, ma anche Gualemi adesso è salito notevolmente. Vediamo il risultato invece. Vedi, 524, 500, 192, 224. E c'è un'equivalenza abbastanza evidente con quarta che prima ha picchiato un po' di più, ma anche qui la partita si è giocata con 2 set, il primo da un quarto d'ora e il secondo da 18 minuti. Sì, sono velocissimi. Partita veloce e bella, ma ricca di bei colpi. Con queste realizzazioni a 25 punti a tiro si risolvono veloci le partite. Sai che io sarei capace di far saltare la biglia fino a rompere anche la coppa di cristallo? Sai che forse se provi a farlo per scommessa non ce la fai? Fantocci! No, più o meno una cosa del genere. Fantocci, batti lei. Batti lei. Mi dà del tuo ragioniere. Te l'avevo detto a pranzo, poi, che te la dicevo. Vabbè, non se vuol dire, peccato. Anche se è sdoganato. Bella come l'aveva andata. Allora, parliamo di questo tiro. Sembra fortunoso, visto che c'è stato un rimpallo, ma il rimpallo in questa specifica esecuzione fa parte di questo tiro. La tocca e la corregge. È un 1-2. Ha giocato triangolo con la sponda. Si chiama gancio, quindi impariamo oggi un altro termine, che è il gancio, è un tiro di corta palla con un rimpallo che ha dato tanti punti, ma c'è subito la risposta. 40. Qui sono partiti bene tutti e due. Oggi il 3 di calcio lo stanno quadrando bene. Sì, entrambi. Ieri è stato il tallone d'Achille di un po' tutti i giocatori, il 3 sponde di calcio. Era strano, ma non riusciva nessuno a giocarlo come si deve. Vedi che siamo praticamente sul 40 pari o quasi, insomma, quindi sono partiti questa volta caldi tutti e due, hanno fatto un set a testa, ora lo scontro è davvero frontale, si alza l'asticella adesso, che era già alta. Gualemi bricolla sul largo del castello. Deve toccarla un po' laterale però la gialla, altrimenti non gli va all'interno del castello nella parte centrale. Deve scarseggiarla leggermente. Sì. Eccola lì. Eccola lì, dritta sul rosso. E capolavoro di Matteo Gualemi. È come 60. Mandare la freccia al centro del bersaglio. Guarda lì che precisione. Poi la tocca esattamente dove basta ad angolarla e a farla passare all'interno del castello direttamente sul rosso e fa il pieno. 60 punti. Quarta al volo di due, impegnato in un salvataggio adesso il Cannibale, salvataggio che non arriva. No, anzi, offre un
una possibilità di giocare anche di corta lunga, un spingere, giro. Sì, giocherà il giro. Questo tiro qui, vediamo. Matteo, probabilmente anche no, con questa forza va a cercare dall'altra parte. Io avrei fatto da questo lato invece, vedi che io non so giocare. La giocata, a differenza di come l'avevo preventivata, la giocata a spingere 32. Invece che di colpo a fermare lì la battente. Però non sai giocare manco tu, perché manco tu l'hai presa. La traiettoria è presa. La traiettoria è presa. Mi consola, sbagli anche tu. No, vabbè, invece ha fatto una scelta diversa. No, il tiro è identico, il con tiro una è identico, forza, ma con la forza scelta diversa. È completamente diversa nella forza, nel dosaggio. Adesso quarta. Io mi aspetto la replica di quarta ora, perché altrimenti prende il largo ancora Gualemi, ma... Quarta sempre seguito da un pubblico incredibile. Beh, c'è abituato però, eh. Sì, poi il suo CSB di appartenenza, il suo centro sportivo è qua vicino, è, nella zona del Varesotto di Arcisate. Beh, noi abbiamo detto che quarta adesso è un po' meno glaciale negli atteggiamenti, no? Il linguaggio del corpo, non vorrei che questo diventasse un punto negativo, perché alla fine, sai, le emozioni poi ti possono un po' condizionare. Beh, anche quarta ha delle emozioni, certo. Può sentire il tifo, i suoi fan che lo seguono. Ripeto, c'è una delegazione del Guglielmo Tell di Arcisate, che è il suo centro sportivo. Dove di, giocano di... con le frecce anziché le stecche? Sì, 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 sì. Non è dura colpirla col tiro con l'arco, ma... No, ma gli le spunta tutte. Io ho provato, eh. Sì? Ho provato, sì, sì. Non te l'ha spuntata? No. Vabbè, ma tu hai giocato anche con le biglie d'avorio. Davvero. Davvero. Il problema è che non volevi togliere le zanne all'elefante, quindi lui non ci stava molto. No, ero... Era un po' condizionato dall'elefante, diciamo così. 132-40, deve fare qualcosa adesso Andrea Quarta, perché Gualemi sta giocando questo secondo set esattamente come questo terzo set, esattamente come il secondo. Sì, qui... Allunga e poi contiene e lo manda in difesa, allunga e poi contiene e lo manda in difesa. Tutto secondo schema. Sì. Due uomo di tre ad intercettare la palla di sfaccio diminuendo la forza. E ancora dal libro di testo. Vedi, un occhiale. Dal libro, no. No, non è un occhiale, perché l'occhiale, vabbè. L'occhiale ci siamo, è quello centrale, vabbè. Dopo, c'è il biliardo a 9 palle, ma qua già due ne fai. Voglio dire, fai finta che un occhiale è messo di traverso. Allora, insomma, fai capire a quelli che non conoscono la terminologia. Esatto, allora, così è guarda, messa trasversale, è così ad occhiale. E quindi su, un occhiale buttato lì distrattamente. Posso chiedere alla produzione di sopprimermi Lucio? Ti rimando biondi, eh? So che vi trovate molto bene. È il mio socio. Così approfittiamo e lo salutiamo. Sì, sicuramente. Un grande saluto al mio socio di sempre, Nicola Biondi. E allora, e qui? D'appoggio, Matteo Gualemi a cercare morbido. Steola. Sì, morbido, morbido, morbido. Gualemi. Steola che non trova, no, anzi, forse offre un po' il fianco adesso. Quarta può andare all'esecuzione di un giro, ma è da lavorare. Vediamo come lo tratta il cannibale. Probabilmente a scambiare i quadrati, a girare di 5 sponde con la gialla e a ingaruffare. Capolavoro di Matteo Gualemi, se passa dal rimpallo di Andrea Quarta. Un'andata e ritorno di fatto, perché poi ripassa dal centro. Quarta, 56. Per un niente non ha coronato come avrebbe voluto, c'è stato un rimpallo finale, vedi, adesso si incrociano le traiettorie e è in questo tiro e gliel'ha deviata invece di farla scendere dritta. Mal per Andrea Quarta, che le biglie sono terminate proprio di fisso. Matteo lo giocherà probabilmente di misura ad appoggiarsi con la battente sul pallino. Ha una buona opportunità per far punti, sta però ragionando. Diciamo che anche cosa, su qualcosa di veloce, vediamo, sì, un po' come punta. Diciamo, no, anche che a volte si può scegliere anche di non realizzare. No, no, qua si tira. Qui si tira per realizzare, ma a volte si può anche scegliere di non realizzare. Infatti, per... infatti Matteo gioca a non rimanere vicino al pallino, esatto, una soluzione veloce. Parlavamo di strategia, no? A volte si può rinunciare e realizzare per creare la situazione difficile all'avversario. Secondo me qua c'è stato un diavoletto nella testa di Matteo. Quello se ti ieri? No, un altro diavoletto. Un altro se diavoletto. Ti ricordi nella partita con Gualemi... Chiamo un esorcista. Sì, ce ne sono tanti. Se ti ricordi nella prima tappa, sì, contro Gualemi, sì, giocò un fisso che gli cambiò traiettoria, sì, per un'imperfezione, sì, e subì da Agnello una rimonta e comunque una sequenza, sì, incredibile. Secondo me Matteo l'ha pensata quella cosa. L'ha pensata? Sì. Quindi ha rivisto il fantasma? Sì.
Sì, sì. Il giocatore quelle cose se le porta dietro. E poi tu dici resta condizionato dalla scelta per non ripetere la stessa situazione. Comunque sono quel, fa parte del bagaglio di esperienza, sono quei flash che ti aiutano. Mamma mia, qui. Altra perfezione di Matteo che ha trovato la misura di questo biliardo 36. In modo eccezionale. Porta a casa altri 36 punti. Questo set è un po' complicato per quarta, perché nella prima parte ha scavato un bel solco Gualemi, che non è un solco incolmabile, però è una fascia di garanzia che sta gestendo. Sicuramente Andrea, essendo partito così bene, probabilmente poteva non aspettarsi un rientro prepotente, esatto, a questo livello di Matteo Gualemi. Tu sei stato campione d'Italia? Io sono stato campione d'Italia. Nel 2009? Qualche volta. Nel 2000, l'ultima volta nel 2009 a San Vincenzo. Nel 2000, non me lo ricordo nemmeno. Nel 2010. Nel 2010. Mi mandate uno più sveglio? Me lo ricordo. No, mi ricordavo. Mi mandate Biondi, per favore. Lo chiamiamo, poi per telefono questa la faccio girare. Lo inviteremo. Vediamo quarta qui cosa si inventa. Adesso il distacco non è un distacco incolmabile, però ripeto, è una fascia di garanzia che Gualemi si è ricavato e che gli sta dando una possibilità di giocare d'attesa, no? Manco queste non chiaro, queste sono due lenti a contatto. Questo è occhiale con tutta la montatura. Oh, e vabbè. Matteo sta andando a vedere per 20 per giocarla, gradi, che cosa fai per 20 gradi? Per purista. Giocarla così probabilmente. Purista che non sei altro. Amedeo, faccela vedere dall'alto. Grazie. Ci andrà di una senza effetto. E a me piace tantissimo questa esecuzione. Leggermente timida di forza, ha anche colpito una porzione infelice di biglia avversaria. Sì, offre il fianco adesso, perché si può raddrizzare da lì. Qui quarta deve mordere, oh. Vola via il filotto. E 88 anche il pallino. Punti per lui. Quarta, 88. E fa 196. Vediamo se Gualemi con lo steccone gioca così di misura. Ah, sull'angolo? Di striscia. Cioè nella zona della buca, no. che non c'è ovviamente. Adesso potrei essere ingannato dalla traiettoria, ma vediamo se gioca. Tu dici che prova a giocare questa? Gli ha trovato bene la misura a questo biliardo, Matteo, quindi mettela, non mi stupirei. Intanto. Potrebbe anche giocarlo ad allungare. Ce la fa solo di prolunga, sì. Mi sembra che stia puntando in questo senso. Potrebbe anche semplicemente giocare la difesa, ad andare angolo a angolo con entrambe le biglie. Oppure però secondo, no? secondo me la rischia. O con una forza o con l'altra la rischia, questo striscio. Cioè tu dici o fa quella giocata che tu dici o anche una perficata? Prego. No, o le manda in doppio quadrante? O gioca a mandare le biglie angolo a angolo, oppure gioca questo attacco di striscia di misura. Ora, dovendo giocare con lo steccone potrebbe adesso anche scegliere la stecca lunga, esatto, semplicemente la difesa, che non è la sua ovviamente, questa è una stecca servita ai due giocatori dalla gestione del infatti torneo. Gioca difesa, infatti Matteo. Gioca difesa, vedi, le oppone buca buca e ha una gran bella difesa considerando che il pallino gli offre protezione sulla possibile potenziale replica di quarta di schiaffo. Inclina molto, vedi, per dare l'effetto. A trovare la traiettoria, infatti, un pallino che c'era. Quarta, che era 12. Lì. Gualemi dovrà reinstallare di nuovo la prolunga o servirsi dello steccone. No. È difficile. Sì. Vediamo. Adesso si tratta di tirare forte o c'ha tirare provato, una passata. Ci ha provato. Si è reso conto che ovviamente non era sufficiente. Matteo dà un colpettino allo steccone per... Diciamolo un'altra volta, lo steccone che non è l'oro. No, ecco. No. Ed è un po' più complicato da calibrare. Assolutamente, è una stecca che ha tante vibrazioni, vista la lunghezza. Quindi infatti Matteo non rischia l'esecuzione forte, si affida a un'esecuzione di una passata. Gualemi, 4 punti. 4. 4 punti, un po' perplesso lo sguardo di Matteo, sì, che probabilmente non è riuscito a difendere. Diciamo che ha mosso il punteggio, ma si è difeso, dai. Quarta, che comunque è ritornato, 208 per il Cannibale, 244 per il fuoriclasse fiorentino.
un 4 e una copertura. Quarta. 4. Con una bella copertura, perché è proprio sulla linea dell'ultimo birillo. E anche quel pallino un po' di fastidio lo dà, no? Garuffa comunque anche per Gualemi. Ovvero lunga corta. A cercare poi la biglia gialla. Qui importantissima la forza che Matteo sembra abbia trovato. Sì, perché le mette più o meno in linea, comunque c'è il castello in mezzo, c'è anche il pallino lì a dare un pochino di interferenza. 244-212 sono realmente spalla a spalla, questo è il set che dura di più. Quarta, l'attacca di due veloce, si fida. E trova un incastro bello, meraviglioso Andrea Quarta, non evita il rimpallo. Quarta, 36. Ma non evita neanche il suo ritorno Gualemi, perché adesso va a meno 4. Quindi quarta anche sorpassa. Se Gualemi può battere un giro. Che potrebbe ristabilire quantomeno le distanze. Vediamo se lo sceglie, a ingaruffare o ancora a seguire, ad andare avanti di colpo in testa. Todo io il colpo in testa tra poco, se tu non parli un linguaggio che anche gli amici che non giocano a biliardo possono capire. Allora, si poteva giocare in due modi. Oh, o così come l'ha giocato, pure Matteo l'ha giocato di 24. Colpo sotto per arrestare la corsa della battente e per trovare difesa ha aumentato la forza dell'avversario, esatto, per trovare questa messa, perfetto, diagonale. Se avesse giocato di colpo in testa, la palla battente sarebbe corsa di più, si sarebbe spostata nell'altra parte del biliardo e avrebbe diminuito chiaramente la forza della palla per creare la difesa diagonale dal lato opposto. Vi sta dicendo praticamente che per giocare bene a biliardo dovete essere laureati in fisica? Non è vero, bisogna avere una buona, bisogna avere una buona memoria, diciamo così. Vabbè, quelli sui birilli, quelli sulle palle, quelli alla stecca, quelli al tavolo. Andiamo in sala. Quarta è tornato sotto di 20, ma adesso sono lì, spalla a spalla. Questo è il set più complicato per entrambi, perché qui chi sbaglia la paga. Gualemi, stretta a rientrare. Vediamo la forza. 12 di pallino e si ferma in castello. Gualemi. Mamma mia. 36. E adesso? Cosa devi uscire da lì? Questa è un'uscita praticamente obbligata su questa strada. Si accontenta del pallino, ovviamente, e prova a metterle in fila. Quarta, molto vicine. 12. L'avrebbe rinunciato volentieri questo pallino. Però comunque sono 12 punti che a questo punto non butti via, anche perché l'hai preso, non è che puoi tornare indietro. Il biliardo è uno sport che non ti permette di correggere il tiro, ecco. Pallino che adesso di colpo sotto giocherà Matteo. E fa passare perfettamente sui due minimi. 20. E qui Gualemi si è concentrato troppo al pallino e poco al castello. E ha preso i due minimi più un 16. No, un minimo e un 16. Ha giocato troppo sulla linea esterna, forse. Sì, diciamo che l'attenzione, lui ha giocato un colpo ammortizzato per rimanere vicino al pallino. E questa attenzione che ha spostato verso il pallino l'ha distolto dalla realizzazione piena sui birilli. Poteva fargli più male, come si dice in gergo. Quarta, comunque in questo momento 12. C'è un quarta appannato, sicuramente. E rischia di entrare nella fase critica, che è quella che gli abbiamo già non rimproverato, ma evidenziato invece nel primo torneo dei principi di quest'anno. Sì. Gualemi, ancora in candelare di seconda, ancora giù tutto. Che meraviglia. E di ritorno l'effetto non gli è amico. Gualemi. Però vedi 64. Che noi l'abbiamo detto più volte, no? Ieri. Qui c'è l'effetto che ha impartito anche lui, certo, tutto quello che vuoi. Però quando la biglia torna, spesso e volentieri devia dalla perpendicolare, se non c'è molta forza. È comunque una caratteristica del biliardo e in genere del biliardo internazionale, sì, questo su cui si sta giocando, che per la conformazione delle sponde, che sono sponde triangolari, tende ad avere questo fenomeno del rientro, cioè la biglia avversaria che non fa una traiettoria propriamente geometrica, anche se di geometria non si dovrebbe parlare, ma tende un po' a stravolgere questa geometria proprio per effetto del rientro. Noi abbiamo parlato ieri di un biliardo vivo, Tra l'altro questo è un biliardo molto sensibile, cioè attivo. I giocatori l'hanno detto tutti. L'hanno detto tutti, quindi lo possiamo dire tranquillamente anche noi. Situazioni da gestire, l'unico che si è trovato bene è Diomaiuta, che poi però non è riuscito a passare il turno andando in semifinale.
anche se però a me sembra che questi due signori oggi si stiano trovando parecchio bene. Sì, sì, per carità, poi sai. Oh. Se trova i numeri poi. Adesso vediamo se ho imparato io. Trova di spizzata. Sì. Hai visto? Sì. Ho studiato, me la sono segnata. Cioè la tocca appena appena, la sfiora, le dà un pizzicotto. Ma io studio però. E quindi, mi sembra giusto. Quindi anche tu. Io invece pettino le bambole tutto il giorno. Una collezione di Barbie a casa. E intanto vediamo Matteo se gli confeziona questa steola, se gliela fa un capolavoro. Mancato poco, eh? È uguale. Però la copertura c'è uguale, sì. Ancora un po' di corsa e la metteva esattamente dietro. Hai il braccio tarato con una misura oggi uguale a mia, eccezionale. Mi viene quasi da pensare. Mi ripeto, quarta adesso ha perso un po' la strada perché sta vedendo Gualemi inesorabile. Sì, un Gualemi che gli può far paura. Ma mi sa tanto, mi viene tanto da pensare che Gualemi abbia giocato il primo set per capire bene il tavolo. Vediamo se tira un perché gioco. Adesso non ha sbagliato più nulla dopo il primo set. Vediamo se gioca per lo spettacolo così, ma cioè questo giro lunga corta, ancora lunga dall'altra parte e poi a spingere, quindi un mega giro. Si chiama girone questa esercizio. Girone. Ma giocherà di sponda. Mi pare un po' complicato. Sì, però. Si era puntato in questo senso e ha tirato benissimo Matteo. È andato nell'altro senso rispetto 36. A quello questo che ti ho fatto vedere io è un tiro frontale. E definivi come tiro frontale di spettacolo, no? Io avrei tirato quello che ha tirato Matteo. Perché giustamente, ma adesso a parte le adesso battute. Adesso è andata a sodo. Ma non c'è il giusto di che fare sia. Spettacolo, diciamo. È lui davanti, è lui in controllo, sì, quindi deve far rischiare quarta. Ma poi a 76 punti di vantaggio, cioè 76 punti dall'arrivo con un vantaggio abbastanza marcato, non c'è motivo di compromettere la partita per cercare lo show, no? Anche perché nel tiro che ha scelto Gualemi non c'era soltanto la difesa, ma c'era la possibilità potenziale di realizzo che poi si è concretizzata. Esatto. Quindi il tirare davanti, come avevo fatto vedere, giusto per far vedere un tiro in più ai giocatori. Poteva essere un tiro per lo spettacolo che non serviva assolutamente a niente in questa e che se situazione. Veniva male offriva invece il poteva far venire fuori dei disastri. Gualemi ancora perfetto su questa schiacciata. Oppone. Gualemi. 12 punti di difesa ad occhiale. Questa è una difesa ad occhiale. Non sarebbe proprio ad occhiale. Ad occhiale è proprio quando le biglie sono sulla mezzeria trasversale. Ma fai l'ottico o l'insegnante del biliardo? Fammi capire. L'ottico. Vabbè, ho capito. Dottor Salmoiraghi, mi dica. Di misurissima questa baricolla. Guarda, leggera sospinta, i due minimi, ma uno quarta. Non lo centra, ne fa solo uno. Quattro. E qui potrebbe. Forse doveva realizzare un po' di più qui però, Doveva realizzare un po' poteva di più. Poteva e doveva, sì. Anche perché qua adesso Gualemi non forzerà niente, si affiderà ad una steola, quindi è una messa di pallino. Che vuol dire ovviamente giocare sulla difficoltà dell'altro. Sì, spingerà le biglie mettendole parallele alla sponda lunga. No, decide di attaccare invece. Striscio di misura per Matteo, che ripeto ha trovato la misura se di questo biliardo. Se fa questi biliardo. Due ha chiuso il set. 52 sì, punti. Sì. Ci siamo quasi. 52. 488 a un pallino dalla vittoria, meno 12. Matteo. Sai che Matteo, mentre quarta sta rivedendo lo spettro della semifinale del primo torneo di quest'anno, secondo quarta. Me, Gualemi invece quattro. Si sta prendendo la sua rivincita perché ci aveva sorpreso come era uscito male poi. Sì, sicuramente l'uscita di Gualemi nel primo set, nel primo torneo è stata anche lo specchio di come ha giocato, sì, fondamentalmente. Esatto, sì. Però in attesa per quello che ci si aspettava. Però Matteo ha voglia di rivincita nei confronti di Andrea Quarta perché negli scontri diretti è molto avanti Andrea Quarta. Quarta che ripetiamo è primo nel ranking, Gualemi è sesto in ascesa. Sì, anche perché a questo gioco non me ne vogliano gli altri, al gioco dei nove birilli ed in genere vedere sesto nel ranking Gualemi. Quarta. C'è qualcosa che non mi torna nella matematica. 488, 296, 192 punti di distacco, ma meno 12 per Gualemi. Parabola di Matteo. Successo nel terzo set.
non ha nessuna necessità di forzare. Giro per Andrea Quarta. Eccolo qua. Bello. Quello che ti dicevo prima, vedi, qui Quarta non ha giocato forte, Quarta. Ha giocato di colpo in testa, 52. Quindi ad andare avanti con la battente. Adesso ce lo fa rivedere, Amedeo, vedi? Eccolo qua, vedi, colpo in testa, quindi colpo sopra la linea mediana della palla. Responde. La battente corre dopo aver impattato l'avversaria e trova questo altro tipo di difesa. Matteo. Che non ha interesse a forzare, però... Deve... No, qui è rimasto stupito lui stesso, perché lui è stato sullo stretto, perché sullo stretto avrebbe fatto pallino. Deve tenere in debito conto il fatto che Quarta non è uno a cui puoi lasciare molta briglia. Qui se gli c'entra questa garuffa si riapre l'incontro. Buon ancora per Matteo. Un'occhiale. Ma questo è leggermente lungo. Probabilmente Gualemi ha questo tipo di possibilità con un po' di effetto. Passando radente al birillo esterno della non coalizione. È esattamente speculare la posizione delle biglie, no, al di là del castello, vedi. Infatti, c'è spazio per guadagnare la sponda e andare a battere, e anche lì però devi toccarla esternamente per indirizzarla perpendicolarmente. Esatto, vedrai che caricherà, vedi, la punta della stecca che non è in centro ma è sulla sinistra di Gualemi. Ho l'impressione di aver visto un gatto, diceva. Mi è sembrato di vedere un gatto. Non puoi giocare a gatto e topo e poi te vesti da topo. Cioè, qui non è andata esattamente bene. Aveva un altro colpo a disposizione, non l'ha giocato. Buon per Matteo che sì. Quarta gli ha caricato la steccata al perdono. Quarta. È stato molto generoso Quarta, Che strano, stavo ragionando l'esecuzione di Matteo, probabilmente ha preso un abbaglio nella battuta. Sì, perché l'impressione è che avesse misurato il colpo, quello che avevamo indicato, che avevi indicato tu, ma poi non si è riuscito invece a impattare correttamente. O probabilmente non aveva proprio la battuta limpida. Sì, lì dipende dalla visuale che loro hanno e che noi non abbiamo, non è la stessa. Bello questo disimpegno di Gualemi. E Quarta cercherà di giocare questa bricolla, quindi questo corta lunga di misurissima. Sì. Leggermente larga. E qui probabilmente qui si chiude il terzo qui la set. Può chiudere Gualemi. Si chiude Gualemi, chiede pausa Quarta, ah, sicuramente. Sì, sicuramente, perché ha bisogno e di riflettere. Qui. E voilà, 2-1 per Gualemi. 36, una volta sbagli, 2 no. Vince il terzo set. E adesso probabilmente Quarta, anzi sicuramente Quarta, chiede un attimo di pausa, che dopo il terzo set si può chiedere, 5 minuti per riflettere, per ritrovare se stesso e ritrovare quei colpi che sembra che adesso stiano cominciando ad andare esattamente nella direzione in cui aveva previsto di mandarli. Qui Quarta Gualemi. Con le statistiche, con sì, sì. Il puoi riassunto matematica, si è abbassata la media punti totale, e infatti si è allungato il tempo di gioco. Esatto. Saremo ben oltre i 20 minuti, io penso 25 minuti per questa serie. Sì, non ho contato, ma 25 minuti e 21 secondi. Eccolo lì. Si gioca da un'ora esatta, 3-2 Gualemi, e poi ovviamente la pausa per Quarta, che adesso dovrà ritrovare un attimo il braccio e la concentrazione. Un grande, grandissimo incontro con un Gualemi che dopo il primo set ha preso tutte le misure e soprattutto ha dimostrato di essere in grado di gestire, di controllare anche davanti a un errore imprevisto che poteva condizionare molto, ma lì Quarta non ha replicato, perché sull'errore doveva essere Quarta a realizzare. Sì, Andrea ha perdonato l'errore di Gualemi e poi Matteo ha chiuso l'incontro, però ha chiuso un set che meritava ampiamente di vincere. Assolutamente sì. 2-1 Gualemi, quindi vediamo un po' il meglio di questa prima parte di gara, un match che è stellare, ma poi dopo il tabellone prevede un'altra semifinale stellare, quella tra Caria e Lopez, che
sarà un altro momento importante di bel biliardo, ovviamente in esclusiva su Fox. Da Desio, questo torneo dei principi, sono i migliori in assoluto. 2-1 Gualemi, che adesso costringe Quarta a giocare il set, non un set, perché bravo, proprio il set, e non sono può permettersi curioso di sbagliare. Sono curioso di vedere come lo imposterà Matteo Gualemi, subito impegnato a questa divisione sulla strada del 2-3. Buona questa presa di palla per il campione continentale. Però attenzione adesso alla replica. Gli è partita un filo lunga. Attenzione alla replica. Vediamo se Quarta lascia andare il braccio e tira il filotto di prima intenzione. 4 lunghe con la battente. Lo gioca invece a crescere di seconda e terza di effetto. Per un niente. Non c'entra il grosso del bersaglio. Andrea. Quarta. 36. L'impressione è che Quarta sia partito come nel primo set. Gualemi giocherà questo striscettino di calcio. Primo set, quello vinto da Quarta, se ti ricordi, Gianluca, in cui il primo vero punteggio su cui ci siamo soffermati era 40-0 per Quarta. La partenza è grosso modo quella. Gualemi. 4-4. Sì, ma secondo me c'è davvero un altro Gualemi. Adesso c'è una pressione Gualemi, diversa però, eh. Adesso c'è una pressione diversa. Di colpo sotto a cercare la palla di una sponda, Andrea Quarta. Non si salva e Gualemi può attaccare, anche se non è una replica semplice. Non può concedere queste cose però, se vuole stare in partita. Beh, era comunque un tiro di salvataggio, tutto sommato non è andata male. Vediamo se Gualemi gioca questo sfaccio di seconda. Ci può stare, ma Gualemi oggi non perdona nulla dal secondo set in avanti. Ritorna ancora, altro 16. Non lo prende però. Ha scarseggiato leggermente. Gualemi. Vedi che sul 8. Ritorno continua ad aprire da questa parte. Qui c'è stato un difetto di presa di palla. L'ha colpita non bene. Però è stato dalla parte giusta sì, del sì, tiro. Sì, questo sì. Due a modi tre per Quarta. Gliele ha opposte col cartello in mezzo, quel pallino. Gualemi tira il girone, se sì. Passa dal pallino fa il girone, se no urta il pallino e possono andare dentro sia la gialla che il pallino. Infatti, passaggio perfetto al millimetro, girone centrato e poi parcheggio di Matteo Gualemi. Che Gualemi. Diagonale, stracapolavoro 56. Questo. Sai che questo è un duro colpo alla serenità di Quarta? Visto che l'abbiamo nominato, lo rinomino. Nicola Biondi direbbe che ha un parcheggio da 5 euro all'aeroporto questo, perché attacca da tutte e due le biglie la palla. Io da non tutte so due chi le, gli ha dato la patente, ma resta il fatto che è stato un colpo capolavoro che potrebbe aver intaccato la serenità di Quarta, perché se, gli amici... se rispondi così... Se gli amici amanti del biliardo volessero sapere come si gioca il girone, così, ecco, guardatevi questo filmato più di qualche volta, il girone si gioca Gualemi, proprio in quel modo. 12. È passato vicinissimo al pallino, al millimetro, e poi ha incrociato l'ultima diagonale. E anche se avesse toccato pallino andava bene lo stesso, sì, perché il pallino si sarebbe inserito nel castello e l'avversaria dopo la lunga anche lei nei birilli, quindi è un tiro controllato, sarebbe stato una combination, si chiama nello snooker. E Quarta qua comincia a non essere lucido, non difende e soprattutto dà un'altra grossa opportunità a Gualemi, che potrebbe persino fare male. Sfaccia per forza per Matteo Gualemi. Palla grossa, colpo in testa, effetto a destra per il campione europeo. 1. Ritorno. Per non si incrociano le traiettorie, però filotto. Guarda, morbido. Non trova il filotto, ma trova comunque Gualemi. Buoni punti. 36. Doveva farne molti di più, per la verità, ma sì.
Cioè, c'è uno sfaccio di quelli, devi almeno tirare giù il filotto. In gergo si dice ce ne stava qualcuno di più. Sponde e palla di intestare per Andrea Quarta. La strada è grosso modo questa. Primo maestro di Quarta è stato Nestor Gomez. Nestor Gomez, papà di Camilo, uno dei 16 principi del biliardo. Che da quest'anno sono diventati 16 nella versione, nella edizione precedente, la prima edizione, che era anche ad un'altra specialità all'italiana, ai 5 birilli. Sì, questa è diventata erano, corinziana tutti i doppi. Erano 8. Ricordiamo anche che segue fondamentalmente il regolamento della stecca con delle integrazioni specifiche per il torneo. Comunque, i 16 principi 12. Sono i 16 nazionali pro per la stagione agonistica 2017-2018. Gualemi, altro parcheggio. E Quarta di parabola dovrà andare ad aprire questa posizione. E gliel'ha messa proprio nell'angolo, eh? L'ha sfruttata quella dell'angolo. Gualemi, 36. 160, concede 164. 36 punti, sì. Corretta comunque la scelta di Quarta di non andare ad appoggiarsi ma cercare di aprire questa posizione difensiva. 36 punti ben spesi fondamentalmente per Andrea Quarta, che costringe Gualemi all'affanno su questa parabola che deve essere molto controllata. Gualemi è amante della musica rock, U2, Green Day e Queen, ma ottime scelte anche in campo musicale. Conoscendo Matteo non avrei mai detto, lui che ha molto proprio calma e gesso, Matteo no, si potrebbe invece, dire. Vedi, poi ha una seconda parte della giornata in cui si scatena, un po' come gli impiegati di banca inglesi che poi diventano gli ultra allo stadio, è lo stesso meccanismo. Più o meno. Sì, rende bene l'idea. Si disseta Quarta mentre Gualemi continua a ingessare. Che poi alla fine, voglio dire, ingessare talvolta serve anche soltanto a spaccare un attimo il momento, guadagnare un respiro, studiare la situazione. E ancora a segno Gualemi su questo due veloce. Guarda ancora la battente, questa Gualemi, può essere anche una combinazione. 36. Allora, dicevamo del gesso. I giocatori, come vedi, lo che tengono, poi non è gesso. È un impasto di pietra lavica. Esatto. Lo tengono sempre con sé. Questa è una gestualità che tende, come dicevi Lucio, a mantenere anche lì la concentrazione. È come mangiarsi le unghie, tutto sommato quando battere con la penna piuttosto, sì. È quella gestualità che comunque che ti aiuta, mantiene, a tenere e a spaccare un attimo il momento, anche guadagnando quello spazio che ti serve per rifare mente locale, focalizzare nuovamente qual è il punto su cui lavorare. E poi, tra l'altro, non corri mai il rischio di non darglielo facendo così. Ah, certo. I vecchi dicevano, se sei in dubbio, se guardi la punta della stecca e sei in dubbio, no, di aver dato meno il gesso, tu ridaglielo sempre, che tanto non sbagli. 200 a 36? Sì. Che vuol dire, Quarta non c'è in questo set ancora, E anche in questa esecuzione, ed Andrea, è la conferma, 8 punti che arrivano con i due minimi. Quarta, 8. Approssimativo anche su questo angolo di mezzo colpo Andrea Quarta. Stiamo rivedendo lo stesso Andrea Quarta visto nella fase finale del primo torneo dei principi, quando all'improvviso si è disunito, non gli è entrato più nessun tipo di colpo. Io sto vedendo invece un gran bel Gualemi che ieri ha vinto due incontri per 3-0 e ha ceduto soltanto l'ultimo incontro a Dio m'aiuta, ma vincendo un set era praticamente qualificato. Abbiamo già detto in presentazione che probabilmente è stato questo il pensiero di Matteo, sbagliando. Assolutamente, sbagliando. Perché doveva giocarla invece tutto con la stessa identica concentrazione. Però la concentrazione qui l'ha ritrovata praticamente dal secondo set in avanti. Il primo l'ha speso forse anche più per entrare in campo, capire il tavolo, pesare anche Quarta nella giornata di oggi. Poi dal secondo in avanti non ha più sbagliato nulla. Sì. Comunque qua Andrea ha davvero un po' perso la strada dei birilli. Sì, e guarda lo sguardo di Quarta, sempre il discorso del linguaggio fisico, no? Dei gesti e degli atteggiamenti. È uno sguardo un po' perso di chi è quasi attonito, perché non crede neanche a come si stia sviluppando la partita. E non è lo sguardo di un cannibale. Non è lo sguardo È più quello di chi sta nella pentola.
è vista al contrario. Esatto. È come chi ha la tartaruga rovesciata, insomma. Io. Quarta, tre sponde di calcio, di misurissima. Tu sai l'esploratore che cadeva col paracadute e ha sparato al leone. E non è partito il colpo, allora ha detto all'altro che scendeva col paracadute accanto, ci lecca, ci mangia lui. Ecco, siamo in quella situazione lì. Dopo la barzelletta in diretta. Siamo in quella situazione lì. Ascolta, casomai dovessero licenziarsi, però poi io posso venire a casa tua a mangiare. Assolutamente, ma scherzi. Grazie, sei gentile. Un piatto per te e per Biondi c'è sempre, a patto che poi li laviate, non c'è nessun problema. Assolutamente. Bella questa soluzione, giocherà così probabilmente. Vediamo, guarda. Vediamo se azzecchi questa volta. Se c'è lo spazio, perché non è... Io non so lui cosa veda da lì, però. Non è un'esecuzione semplicissima questa. Cioè quattro sponde e poi spingere? Quattro sponde di calcio. Quattro sponde e sospingerla morbida al centro del castello? Con tantissimo effetto sulla sinistra. Se entra questa è il colpo che potrebbe dare... Più che altro che è un passaggio radente davvero al castello. Ma è il colpo che potrebbe dare la mazzata definitiva a livello psicologico a quarta, se entra questo. Ed entra. Se entra. Poco corsa nella parte finale, però le attacca. Poteva spingerla un pochino in più, No? Che dichi? Secondo me non... Matteo, adesso è un errore ma soltanto apparente. Sì, sì, sì. Gli è partita un filo corta perché se gli fosse partita più lunga non sarebbe riuscito a prendere biglia perché la traiettoria si sarebbe allungata soprattutto su un tavolo che abbiamo visto che allunga vistosamente. Quindi Matteo si è premurato di abbassare la forza. E poi alla fine è il risultato però che l'ha abbassata... Tutto sommato non gli è andata male. No, non gli è andata male, ma non è riuscita a realizzare. Peccato che avesse anche realizzato sarebbe stato un capolavoro. 200 a 44 e quasi a metà del guado Gualemi che va a cercarsi questa biglia che sta nell'angolo e le va ad accostare praticamente. E non guarda, trova palla Matteo 4. Gualemi. Attenzione. Biglia libera. Palla libera per quarta. E cos'è passato nella mente di Gualemi in questo momento? Ma nulla, ha cercato di appoggiare, ha valutato anche il fatto che ci sia ancora il pallino in acchito e di conseguenza quarta. Bene. Mettendo l'acchito, sì. Vedi che chiede all'arbitro di mettere in acchito, ma poi si accorge che c'è il pallino in posizione e quindi... Matteo ha confidato anche nella posizione del pallino, pur lasciando biglia, lascia una biglia nell'angolo, quindi una biglia difficoltosa. E quarta, prego. Mettendo all'acchito, vediamo che cosa riuscirà a fare. Tira lo sfaccio, ma è uno sfaccio delicatissimo, deve sfiorare il pallino all'andata e fare i birilli di rientro. Uno. Eccolo qua, ma lo trova. Lo due, trova ora. E lo prende. Questo quarta. Ti fa vedere che quarta non c'è in questo momento. Perché? Perché pensava che l'acchito fosse dall'altra parte. Più che quarta è una terza e mezzo. Sì, che è anche una categoria del biliardo, quella di entrata. Non ce ne voglia, chiaramente. No, non ce ne voglia, ma non è una bestemmia dire che è sotto lo standard abituale, no? Del quarta che si conosce, però è anche lo standard, abbiamo detto, di questo momento in cui uno che ha vinto tutto deve anche rimotivarsi un po', deve ritrovare... Anche perché Andrea ha appena vinto una delle gare più importanti del panorama biliardistico italiano. Gli sta mancando un po' di continuità. Che è il Gran Premio di Gorizia, sì. Dovrebbe essere galvanizzato in questo invece... Attenzione, stiamo comunque parlando di una semifinale, quindi certo, ha passato la fase a gironi, giocando tutto sommato bene a parte la prima partita con Girardi, dove non ha brillato, abbiamo visto. Quindi stiamo parlando comunque di una semifinale, che è un piazzamento di tutto rispetto, sicuramente. Però... Salvo esplodere nella parte finale del torneo e andare poi a giocarsi tutto nell'ultima giornata. Beh, è secondo, il peggior risultato, se perdesse questa partita, il peggior risultato fino adesso di Matteo... di quarta nei principi del biliardo sarebbe un terzo, se perdesse questa. Sì, se perdesse questa. È anche vero che ragioniamo su un giocatore che si è abituato a degli standard incredibili, quindi un terzo quarto posto per quarta può quasi sembrare strano. Sì, no, è come vedere
Maradona che non sa rimettere la palla in gioco dalla rimessa laterale? Ti fai due domande, no? Gualemi bricolla di misura, tradito dallo scivolamento della sponda, ma buona la forza. Poi a beneficio di chi ascolta e ci segue invece su Fox, che ha questa esclusiva di questo torneo, di questa manifestazione, ricordiamo che quando ci riferiamo nel racconto, no, alle gare di ieri, in realtà ieri sta per la giornata dei gironi, ed è uno ieri che dovete retrodatare, perché noi stiamo andando in onda un po' più avanti rispetto a quella che è stata la data in cui il Guarda, torneo si è giocato. È un bel regalo 12. Di Natale però per gli amanti di Fox. Sì, infatti auguri. Approfittiamo. Se è la semifinale probabilmente ci dobbiamo fare gli auguri. Facciamo di Capodanno. Facciamo il bue all'asinello. Tu fai il bue. Oddio. Poi ti spiego perché. Ah, ok. Io non ho nessuno che possa rendermi bue in questo momento, quindi mi va benissimo fare l'asinello. E poi nel biliardo io sono un asinello, lo sai, no? No, però sei un allievo che sta apprendendo in modo velocissimo. Eh sì, per quando è finito ho capito tutto. Principi del biliardo, edizione 48. Sì, edizione 48. 76, quarta, 212 Gualemi. Guarda, sono dei colpi interlocutori che se portano realizzazioni ne portano di bassissimo rendimento, il distacco resta quello e qui c'è la possibilità di sfacciare e fare tanti punti. Candela per Matteo Gualemi. Va ad incandelare. Trova il fila centrale ma non trova il filotto. 16 punti per lui. 16. Solo 16. Comunque una buona rimanenza. Sì, considerando che sotto le tre cifre ancora quarta va bene così. Ha mosso ugualmente il suo punteggio e ha messo le biglie in opposizione. Verso questa sponda di Garuffa sono stati entrambi per quarta. Ora una sentenza. 20. 20 punti, quarta. Stessa risposta per Matteo Gualemi. Sai che se fa uno dei colpi con cui può fare danni la mette tutta in discesa ormai. Questa non l'ha sbagliata prima. No, hanno fatto una sequenza di garuffe incredibile e continua la sequenza. Stavolta Gualemi gli centra anche lui, passa Gualemi in mezzo. Sì, ma ancora 20. Una volta non fa tutta la fila, ancora una volta manca qualcosa, vedi? Però vedi questa, quando è lenta vedi questa tendenza un po' di perdita di traiettoria. Sì, a perdere la traiettoria che ha. Ma com'è facile giocare a biliardo però vedendo loro. Sì sì, ma indubbiamente. Quarta, tre sponde di calcio di parabola. Vedendo gli altri è sempre tutto facile. Non Gualemi intercetta la biglia di quarta. Quattro. Biglia libera. Posso dirti che però più andiamo avanti e più mi convincono a livello televisivo queste spotted balls. Che bello dirlo. Sì, in inglese sono bellissime. E io mi ripeto, mi piacciono molto. Sì. I giocatori progressivamente le stanno digerendo. Abituando, le digeriscono. Hanno delle caratteristiche un po' diverse. Sì. Sono da imparare. Anche perché quei pallini lì in realtà non sono dipinti né segnati, ma lo ripetiamo a beneficio di chi non lo sapesse, sì, sono degli incastri fondamentalmente. Dei cilindretti, tre cilindri che tagliano trasversalmente la sfera e poi vengono ovviamente torniti in maniera tale che diventi un corpo unico. Conferendo la biglia stabilità. Matteo, e qui Gualemi conferisce stabilità invece a quello che è il suo vantaggio. Quarta ancora sotto i 100 e Gualemi che qui fa danni. Gualemi. 76. Uff. L'arbitro ha fischiato un po' con i denti, mi ricordava Johnny Stecchino quando quel signore dello o come me quando dico bellissima o quando te dici bellissima e fischi. Bello il two box proposto da Medioforoni con lo sguardo di Gualemi che è quello di chi ha l'acquolina in bocca e quarta che continua ad andare quarta. Di 4 punti in 4 punti arriva a 100, però ci sono 228 punti di ritardo e soprattutto a Gualemi ne mancano molti molti meno, 172 per arrivare a quota 500. Gualemi che andrà a questa mezza garuffa. Ancora nel cuore del castello Gualemi, 40 punti per lui. Sai, questa è la situazione in cui Gualemi, anche un campione, un 40. Campionissimo, guarda i punteggi, perché loro hanno qui sotto sulla sinistra, voi non lo vedete inquadrato, ma vedete dove c'è scritto Andrea Quarta? Ecco, di fronte c'è praticamente la lavagna luminosa con i punteggi. Chi guarda i punteggi, la cosa che capisce immediatamente da campione è
quarta, sono sotto 56. E devo fare più io per raggiungere lui che lui per chiuderla. Esatto, anche perché una delle cose principali è che il giocatore guarda sempre il punteggio, cioè anche la scelta del tiro deve essere influenzata sempre dal punteggio. Grazie Amedeo. Puntualissimo. Puntualissimo. Basta dirgli qualunque cosa, gli suggerisci qualunque cosa e lui... Due coppe di fragole con la panna. Stavo dicendo, io stavo dicendo un caffè. Quindi. Oddio, nel dress code del biliardo che è codificato, no? L'abbigliamento dell'arbitro mi farebbe chiedere due caffè, però voglio dire. Sì, diciamo che. Però la loro funzione è importantissima in realtà perché sono gli unici veri garanti. Ti do una chicca. Dimmi la chicca. Negli anni 80-90 non si giocava vestiti così, ma si giocava vestiti tutti di nero, da bravi omini, quando eravamo dei... Io non posso non salutarlo, perché è arrivato il responsabile da un po' qua. Dai, dietro di noi. Il nostro responsabile degli juniores, da dove siamo passati davvero tutti, quattro. Che è Enzo Brunati, che è venuto a trovarmi, non lo vedevo da tanto che tempo, io alle e sono spalle felice. E tra un po' mi arriva qualche sberla, perché gli sto dissacrando il biglietto. In un modo. Ancora Gualemi? No, questa è quarta. Quarta, scusa. Qua morde Andrea Quarta. Mi è venuto perché... ancora Gualemi quarta. In testa. Grazie. Vedi come si corregge uno... E quarta che qui invece 80. Riesce a fare tanti punti. Farai mica il giornalista di professione. No, per sbaglio ora. Posto. E qui quarta si fa sentire, accorcia le distanze, sta portando a 140 meno. Due a mo' di tre, importantissimo. 140 meno contro 124 meno per arrivare a quota 500 per Gualemi. Quindi ha notevolmente ridotto adesso lo svantaggio e anche, se vogliamo metterla così, la pressione psicologica, però costringe Gualemi ora a riaccelerare un attimo. È quella traiettoria che tu mi hai indicato, grosso modo. Adesso vado a porle un po' lontane. Non so se riesce a coprirle. Mi ha un po' stupito, Matteo, perché si è preso una battuta molto più alta, quindi verso la sponda corta, verso il centro della lunga, aumentando l'effetto. Infatti la sua ha corso troppo. Secondo me la vede benissimo. Vediamo se quarta morde. E se morde recupera. Questa c'è. Sì, che c'è. No, e invece si è aperto. È ancora la traiettoria che un cambia. Filo troppo filo effetto. Larga. Questa vita che ci birilla come bozze da biliardo. Guccini. 24. Che poi tu scherzi, ma il biliardo è all'interno di tante citazioni letterarie, cinematografiche, musicali. Te ne do io una di citazione del mio maestro, che mi ha sempre detto ed insegnato che il biliardo è lo specchio di una persona, cioè tu puoi riuscire a capire esattamente chi è una persona guardandolo giocare a biliardo e ti posso garantire che è una verità assoluta. Quindi tu non mi capirai mai come sono fatto. Per il momento no, ma ti coinvolgerò. Ti racconto io un'altra chicca invece. 20. Che è la passione, ieri abbiamo parlato del Sud America, l'Argentina, l'Uruguay, la passione che molti brasiliani hanno per il biliardo è che lo giocano nei bar, come si faceva una volta in Italia fondamentalmente. E al bar do Jacaré, che è il bar del coccodrillo, in una zona del Bairro Nobrega di Campinas, all'interno di San Paolo, c'è questo bellissimo biliardo che la prima volta l'hanno montato e la notte gliel'hanno portato via, la seconda volta l'hanno riacquistato e la notte gliel'hanno riportato via, la terza volta l'hanno rimesso lì e lo hanno cementato a terra, gli hanno fatto la base in granito e poi la sera lo chiudevano con 10 catene ancorate a terra. Direi che va a ruba il biliardo nei bar di Caracas, nei bar di Campinas. 300, questa è la bustina dello zucchero, noi il caffè lo prendiamo, ce l'hanno serio. Portato, ce l'hanno portato davvero il caffè. Il nostro Robby, quarta, c'è ancora, mamma mia, due c'è, veloce. C'è. E la cosa grave quarta, per Gualemi 36. È che Gualemi si è un po' fossilizzato, stabilizzato su quella quota numerica. Anche perché e non va adesso avanti. Andrea non sta più sbagliando. Esatto, e questo è un atteggiamento di quarta che un po' ti mette in difficoltà. E prima tu hai avuto una sensazione che la scelta fosse stata non proprio quella giusta. Quindi questo atteggiamento di quarta ovviamente non può non influire anche sulla serenità di Gualemi, che guidava l'incontro apparentemente senza problemi. Vediamo se si salva su questa smezzata Matteo Gualemi. Me sa de no.
detta proprio. E invece sì. Sì. È anche un gran bel salvataggio. Forse sì. È anche un gran bel salvataggio perché può solo andare a smezzare. Vediamo se sta sulla porzione scarsa di sinistra per andare anche a pallino con la bianca. Sì, sì. Eccola qua. Bravissimo, bella. Andrea Quarta. Che bella. Che partita. Ai ai. Se l'è complicata Guilemi, eh? Gliela sta complicando Andrea più che essa. Lui non ha grossissime colpe da attribuirsi. No, però è un po' meno fluido nelle scelte rispetto a prima. Di parabola. Allungherà fino al pallino Matteo Guilemi. E qui se la bianca non va a colla sono dolori. Ci va. Uff, mamma mia. Diciamolo anche per i non addetti, il dire palla colla è semplicemente una traslazione di concetto per dire palla incollata, sì. A volte attaccata alla sponda. Sì. E ripropone la stessa situazione, quarta. Quarta, 12. Porta a casa 12 punti, sale oltre quota 300, quindi sempre più vicino a Guilemi, stessa identica situazione grosso modo rispetto a prima. E qui, Lucio, sono curiosissimo di vedere come attaccherà questa posizione Guilemi. Potrebbe addirittura quasi disinteressarsi del pallino. E andare sulla corta? No, qualora lo urtasse lo butta nei birilli. Sì. Infatti la forza gliela dà. No, è stato proprio sullo stretto a generare questo tipo di difesa. Bravissimo Matteo Guilemi. Cerca l'occhiale. E qui l'ha cercato e trovato. Giocato sulla corta, poi un piccolo contatto sulla lunga quanto bastava a spingere in avanti, ma dritto per dritto l'altra piglia. Esatto. Vediamo se ripropone un 2 al volo perfetto Andrea Quarta. Non ha realizzato, no. Ma le biglie riandranno in difesa ad occhiale. Sì, e soprattutto, vedi, sulle traiettorie è stato preciso perché si sono incrociate senza urtarsi. Questo è il manuale, questo è il manuale del qui, biliardo. Davvero. Qui un amico come José Altafini direbbe, è a pagina 352 del manuale del calcio, qui del manuale del biliardo. Matteo, un pallino che vale tanto oro Guilemi, quanto pesa. Lo porta 12. Oltre quota 400. Gli dà 100 punti di vantaggio. Quarta. Di colpo sulla corta per far fare un traversino alla bianca. Traversino che risulta largo, ma ottima la conduzione delle sfere. Amici che vi state appassionando al biliardo, questa è una partita che potrebbe persino andare al quinto set, perché adesso quarta l'ha ripresa in mano. Assolutamente, se dovessi scommettere sulla conclusione, beh, non metterei una lira su quarta, no? Se vanno alla bella gioco quarta. Sì. Perché Guilemi improvvisamente si è trovato davanti quel quarta che non trovavamo. Prova a porle in maniera trasversale, rientra nel castello. 4 punti, sì. Quarta. E tutto sommato 4. Si è salvato, non tirerà, non ha la candela. Andrea Quarta giocherà una bricolla di leggera parabola, delicatissima in questo momento. La misura c'è. Corta, lunga e poi a sospingere lentamente, leggermente per andare a cercare la parte centrale del castello. Trova 2 da 16. Quarta. 32 punti e si avvicina ancora l'MLM, piano piano si avvicina sempre di più e adesso se guarda nello specchietto lo vede Guilemi. Vediamo se Matteo si affida a questo tipo di soluzione o al 5 sponde di calcio. Beh, penso... questa non è facile perché sono tutte e due molto vicine nel castello e devi trovare proprio abbastanza tracciata con la linea dei diamanti. Devi trovare i diamanti che, lo ripetiamo, sono quei puntini che vedete, che qui sono di più rispetto a quelli che normalmente si vedono sul tavolo del biliardo e che servono anche a calcolare gli angoli. 20 punti anche per Matteo. Punti. 20. Si schioda da quella quota. 428. Qui vedete la dimostrazione del movimento della biglia, visto proprio la scia, cioè tutto a fuoco meno la biglia che corre. E quindi... Vediamo se giocherà in questo modo senza era un effetto, frame. Andrea. Eh sì,
orientato allo striscio di calcio. Ma deve spizzarla appena appena per mandarla dritta. Però, questa eh? C'è, questa sì c'è, che questa c'è, sì che c'è, sì che c'è, sì che capolavoro c'è. Di Andrea Quarta. Attenzione, perché 40. Quarta arriva dietro e mette la freccia. E soprattutto, attenzione Lucio, adesso non c'è il birillo rosso perché è occupato nella sua sede dalla palla bianca e quindi non ce l'ha come marcatura a disposizione Matteo Gualeni. Esatto, gli ha tolto, diciamo, un bersaglio. Quarta sta facendo osservare all'arbitro il posizionamento del birillo bianco di sinistra, quello da 16. Glielo fa riposizionare perché adesso la posizione del birillo è importantissima. Posso guardarlo, no? Sì, 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 ci mancherebbe. Chiede di guardare ancora, Quarta, di controllare bene il posizionamento, perché adesso realmente il millimetro può cambiare la situazione sul tavolo. Tutto a posto. Tutto a posto e niente in ordine, perché adesso Gualemi deve fare una scelta. Qui giocherà immediatamente sulla palla gialla, probabilmente. Eh beh. Di leggera parabola. È tornato prepotentemente sotto, Quarta. Adesso è un po' come invece quelle macchine che arrivano velocissime dietro, che non sai dove vogliono andare e ti si incollano praticamente al posteriore della tua macchina, no? Comunque giocherà il 3 di calcio. Ma sta, sta sfanalando in questo momento Quarta. Quarta. Sta provando a vedere se ha la possibilità di colpire la palla gialla senza con un po' di parabola. Senza far danni all'interno del castello però. Anche perché il trasponde di calcio lo deve lavorare tanto di effetto. Il birillo dà molto fastidio. Cioè quel birillo lì a sinistra, diciamo, sulla parte... Adesso è nascosto dalla biglia, quello davanti che non vediamo in questo momento, che è realmente fastidioso sia per scegliere il tiro, sia per portarlo a termine. Io non vorrei essere nei panni di Gualemi. Vediamo, ma addirittura sembra puntare lo striscio? Infatti... Sì. Ma bravo Matteo. 4 punti, ne esce. Vediamo il termine corsa della biglia. Ne esce in maniera eccellente, filo però lunga. Gli resta scoperta sulla parte invece di difesa. In conclusione. Quindi ne vedeva tanta, stava semplicemente cercando la strada Gualeni. Sì, e l'aveva anche trovata. Peccato che la corsa finale sia stata un po' troppo lunga e abbia lasciato scoperta questa situazione di tiro per Quarta. Bricolla di Quarta, ancora nel cuore del castello, 36 punti per lui. E continua a sfanalare Quarta, adesso praticamente 36. È lì e comincia a suonare anche il clacson. E Gualemi, che pensava di essere andato via, se lo ritrova incollato dietro. Si è fermato un po' troppo all'autogrill Gualemi, perché 432 contro 420 l'ha rimesso praticamente in discussione questo set, Quarta. Gancio per Matteo Gualemi. Sulla corta, massimo effetto a destra, trova l'avversario a disfaccio. Occhio alla corsa però. Non difenderà e set point per Andrea Quarta. Attenzione, perché Quarta può capovolgere il risultato, che sembrava acquisito a metà di questo set e addirittura forse andare ho parlato in parità. Troppo in fretta. No, vabbè, attenzione, perché ce l'ha secondo me il colpo. Carica, sì. Sì, sì, da lì lo vede. Sfaccio per Andrea Quarta. Dipende da come impatta, se passa per la linea centrale non ce l'aveva. Ha giocato l'angolo di prima in garuffare, vediamo se le biglie vengono condotte in difesa. Andrea tira fuori un altro capolavoro. Quarta, 36. Probabilmente non la vedeva completamente, ma comunque la soluzione scelta alla fine ha dato i suoi frutti. Punti e grande difesa. Angolo, questo tipo di esecuzione, un angolo che richiama la memoria di un altro dei campioni che non ci sono più, che abbiamo citato ieri, Vitale Nocerino, questo veniva proprio chiamato l'angolo alla Nocerino, l'angolo di prima in garuffare. Garuffa per Gualemi. Sullo stretto, difende. Difende Gualemi. Comunque una rimonta impressionante. Ma io ho l'impressione che Gualemi senta molto questa rimonta che ha subito, perché Quarta ha davvero un'altra grande occasione per allungare. 3 di calcio, ad affondare le biglie per Andrea sì, Quarta. Sì, infatti. Porzione di palla infelice colpita dal cannibale.
e adesso angolo a disposizione di Matteo Gualemi. È previsto questa è la traiettoria che farà la palla. È previsto il ciapanò nel biliardo? Il ciapanò no, tipo il 3-7? Esatto. Qui va dritto per il centro. Matteo, 36 punti, Gualemi, appoggia 36. La palla di quarta. Siamo praticamente in parità, Siamo praticamente in parità, perché 468-456, dopo che c'erano stati più di 300 punti, è una parità acquisita. Bricolla di parabola di quarta. Guarda come gira. Scappa la palla al Cannibale, non difenderà, e Matteo sulla punta della stecca alla finale. Tutto sembra andare ormai nella direzione, ovviamente, che Gualemi si aspetta, ovvero quella di chiudere questo set ed evitare che la rimonta di quarta possa in questo momento diventare qualcosa di più, e quindi un prolungamento quinto. Controlla Gualemi la posizione delle biglie, del tavolo. Gioca l'angolo, Matteo. Angolo di primo, di seconda, sì. Esplode il castello, vediamo l'impatto sul pallino, non succede niente. Attenzione. E con questa chiusura, grande chiusura di Gualemi, che Matteo va in Gualemi, finale. Adesso ho visto che hai sbagliato anche tu. Ho sbagliato anch'io. Matteo Gualemi va in finale, e questo conferma ancora una volta che Gualemi è in crescita, e quarta, si è ritrovato troppo tardi. Sì, però ci hanno regalato un incontro eccezionale. Io vado a scambiare due parole con loro. Non capisco tu cosa faccia ancora qui. Un bellissimo incontro questo tra Gualemi e quarta, poteva andare al quinto, non sarebbe stato uno scandalo, invece sembrava uno scandalo e anche un delitto vedere quarta così arrendevole. Nel quarto set ha regalato una rimonta bellissima che lo ha riportato anche a un passo dalla chiusura. Si sono notevolmente abbassate le medie dei colpi, le medie totali, però Gualemi alla fine ha dimostrato di essere quello un po' più in palla nella partita di oggi. E quarta ha dovuto cedere. Gualemi è il primo finalista della seconda tappa del Torneo dei Principi. Questa è la successione dei set: 524-192 quarta, 500-224 Gualemi, 524-352 ancora Gualemi, che poi ha chiuso l'ultimo, 536 contro 456, ma si era trovato 468-456 dopo aver avuto un vantaggio di quasi 300 punti. E qui rivediamo ancora una volta la piccola distanza che c'era per andare a cercare una conclusione in diagonale. Qui bellissima, splendida. Altra immagine meravigliosa. Che bella, bellissima. Ma adesso io vorrei sentire da loro, dai protagonisti, cos'è successo. Credo che Gianluca sia già in postazione. Lo vedo, Gianluca. Ed eccoci con Andrea Quarta, uno dei due protagonisti di questo incontro, un incontro splendido. Partenza a razzo di Andrea, grande recupero di Gualemi e poi questo terzo set eccezionale. Andrea, che dire di questa partita? Innanzitutto di questa rimonta eccezionale che hai fatto. Ci avevi creduto alla fine di portare il match alla bar? Alla fine ci credevo di farcela, ecco. Magari se mi sgambetta a fare 56 mentalmente li può cambiare a lui. Sono rimasto stupito delle sue garuffe di misura, che ancora adesso non ci credo come sono fatto io. Dopo voglio proprio aspettare, sarei curioso di sentire la sua risposta. Pagare 6 garuffe di misura a un biliardo che non si conosce, per me non esiste. Però magari dopo mi dirà: sì, Andrea, l'ho giocato, gli dirò bravo come gliel'ho detto prima. Allora aspettiamo anche il parere di Andrea, però un buon cammino per te nei principi del biliardo, secondo nella prima... No, per quello sono super contento, va benissimo. Io volevo solo scusarmi con Guglielmo Tell, che a San Venzano non l'ho salutato, tutta la sala, e lo faccio adesso, ecco. E allora lo facciamo adesso, la tua casa, no? Il Guglielmo Tell di Arcisate. Il tesseramento, la mia casa è sempre il Piemonte, senza offesa per la Lombardia. La tua casa agonistica, infatti. Certo, certo. Allora ringraziamo Andrea Quarta anche per la splendida prestazione che ci ha regalato. Ciao Andrea. Ciao, ciao. Ma sì, ma poi non c'è da scusarsi, c'è da capire che insomma nei momenti che precedono e seguono gli incontri può succedere davvero anche un attimo di distrarsi, di perdere di vista anche un elenco di cose che magari si è prima preparato e segnato e poi non si è invece rispettato. Credo che ci sia ancora
tempo, sì che c'è il tempo, diamine se c'è il tempo. Gianluca, la seconda intervista. E qui anche con Matteo Gualemi, il primo finalista della seconda tappa dei Principi del Biliardo. Andrea nell'intervista ha detto, ha parlato di queste garuffe di misura e io ti giro la domanda. Quale domanda? Andrea ha detto, ci sono state delle garuffe centrate perfettamente da Matteo Gualemi, ma sempre di misura, volendo probabilmente dire che non è una forza ortodossa, diciamo così. Beh, una gli do ragione, una è mia partita corta e ho avuto la fortuna di farla. E poi per quanto riguarda, cioè queste sono sfumature di gioco che io amo, come ben sai, mi piace parlarne, però si potrebbe star qua molto molto tempo per parlare di tutte le sfumature, non solo delle garuffe, ecco, volevo dire. Però detto questo, beh, quando si deve vincere a volte capita anche che ti parte un pelo corta e la fai. Quando ti parte la forza giusta le apri, fa parte del gioco. Probabilmente il gioco oggi voleva me, dovevo vincere io e quindi la garuffa di misura arrivava precisa, perfetta, dietro al castello. Tutto lì. Io ti posso soltanto dire che ho visto Matteo Gualemi così, così come mi piace, però ti faccio una domanda. Chiusura del secondo set, hai cercato un traversino di parabola, ti è partita una forza un po' strana, potevi compromettere l'incontro, poi Andrea non ti ha punito sul filotto successivo, ha fatto 4. Hai preso un abbaglio, un errore di valutazione, una steccata che è partita male? Sì, è partita semplicemente male. Ok, quindi una forza non come gliela volevi dare. No, assolutamente. Allora mandiamo Matteo a riposarsi per la finale che lo aspetta. Ciao Matteo. Sì, grazie. Se posso aggiungere una cosa, dico che la parte bella del biliardo e anche la parte sana è poter sentire le varie inflessioni dialettali dei protagonisti, che dimostrano proprio che il biliardo è diffuso dappertutto in Italia e unisce in una maniera incredibile, più ancora quasi dell'inno nazionale, i giocatori che sono 50.000 all'incirca, 45.000 quelli tesserati, ma almeno tre volte tanti, se non di più, quelli che giocano, frequentano e in qualche modo si rincontrano nelle sale da biliardo che hanno sostituito anche i fumosi bar e tutto il resto. Io direi che a questo punto, con questo risultato, Gualemi quarta, 3-1, e Gualemi primo finalista, possiamo serenamente e pacatamente, per fare il verso a un noto politico, prepararci a un'altra bellissima semifinale, che ovviamente non sarà meno spettacolare di questa, e quindi l'appuntamento con me e con Gianluca Rascimbene è alla seconda semifinale.